nel 2030 la popolazione mondiale arriverà a 9 miliardi di persone e sicuramente il problema della nutrizione diventerà ancora più importante. Come si può fare a produrre cibo per così tante persone? La soluzione incredibile risiede negli insetti, larve, cavallette. Gli insetti sono pieni di principi nutritivi, grassi insaturi e proteine e sono quelli che inquinano di meno rispetto a qualunque altro animale. Il problema chiaramente è innanzitutto culturale, perché soprattutto per noi, in Italia, dove si pensa alla buona cucina, pensare di mangiare gli insetti è qualcosa di incredibile. Però ci sono dei ragazzi che hanno deciso di iniziare a portare questa cultura qui in Italia. Con cosa? Con la farina di grilli. Andiamo a conoscerli. Come hai approcciato l'idea di mangiare insetti? Perché da noi l'idea di trovare una mosca nella minestra è impossibile. Tu addirittura con i grilli ci fai la farina. Si tratta proprio di superare il primo impatto e poi lasciarsi abbandonare a questo nuovo mondo di sapori. Ci sono ben 2000 specie di insetti commestibili. Noi ci stiamo concentrando sui grilli, che sono l'ingrediente principale delle crichelle. Il motivo degli insetti, dell'avere il cracker a base di grillo, è che conferisce un valore nutrizionale incredibile. E un grillo di che cosa sa? Un grillo ha un retrogusto di nocciola. Questo è il cibo del futuro, è promosso anche dalla FAO perché hanno un profilo nutritivo eccezionale, un contenuto proteico che è ben il doppio rispetto a quello della carne tradizionale e dall'altra parte hanno un impatto ambientale bassissimo. Ogni volta che vedremo Pinocchio ci verrà l'acquolina in bocca.